Che cos'è il glutine e perché oggi fa così tanto discutere? Ciao, sono Silvia Santinato e sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna. E da oltre 22 anni, con tutto il mio team, aiutiamo le donne a raggiungere il corpo dei loro sogni. E oggi voglio parlare insieme a te del glutine, questa sostanza che fa così tanto discutere, che crea così tanta confusione, che c'è chi la odia, c'è chi la ama, c'è chi non la vuole mai togliere. Ma voglio spiegarti, e seguimi fino alla fine, perché voglio spiegarti il perché crea così tanta confusione e il perché crea così tanti danni all'interno del nostro corpo. Intanto partiamo dal conoscere che cos'è il glutine. Il glutine è una proteina, è la proteina del grano. La proteina del grano che la trovi nel frumento, nel farro, nel camut, nel timilia, nel senatore Capelli, nell'avena, nell'orzo. Sono tutti cereali che sono ricchi di glutine. Il glutine è una proteina elastica ed è una proteina molto economica per l'industria alimentare, pertanto viene utilizzata in tantissimi alimenti. Noi siamo abituati a pensare o a visualizzare il glutine soltanto nella pasta, nel pane, nella pizza, nei panificati in generale. In realtà l'industria alimentare, avendo questa sostanza, un costo così basso, la utilizza in tantissimi alimenti come legante. Ad esempio, potrai trovare alcuni tipi di prosciutto cotto che abbiano il glutine, potrai trovare dei budini che hanno il glutine, tante polpettine vegetali confezionate che contengono il glutine, magari non sotto forma di glutine, ma sotto forma di, con la dicitura, proteine del grano, muscolo del grano, e parliamo sempre della stessa alimentazione. Anche molte proteine in polvere possono contenere anche del glutine. Pertanto è molto vasta, dove lo puoi trovare è in tantissimi alimenti. E questo comincia a creare qualche disturbo. Chiaramente chi ha una patologia certificata, accertata di celiachia, lo sa benissimo che questi alimenti non li deve utilizzare, sa benissimo quali sono i cereali, i prodotti che li contengono e pertanto fanno già una scelta per conto loro. Ma le altre persone, ahimè, che non hanno una certificazione per una patologia, chiaramente si trovano in difficoltà. Perché? Perché si trovano con gli stessi disturbi che si trovavano i celiaci non diagnosticati, come il gonfiore, come la dissenteria, la stanchezza, la perdita di capelli, la diminuzione del ferro, c'è tante situazioni che non li fanno star bene e non sono patologici, però questa sostanza comincia a dare un pochino di disturbi all'interno del corpo. E tu mi dirai: sì, Silvia, però cosa succede? I miei nonni mangiavano il glutine perché mangiavano il pane, mangiavano la pasta e stavano in piena salute, stavano perfettamente. Mia nonna ha vissuto 90 anni ed era in piena salute. E ti dico che hai ragione, perché tua nonna quello che mangiava era un determinato cereale. Oggi è diverso questo cereale. Quello che mangiava tua nonna chiaramente era solo le cose che si faceva lei, o il pane, la pasta o qualche torta ogni tanto. Quello che tu mangi oggi è un'esagerazione perché mangi tutto confezionato. E il tutto confezionato purtroppo contiene questa sostanza. I tuoi bili intestinali non ce la fanno più, i tuoi bili intestinali, il tuo intestino è distrutto da questa sostanza perché troppa, non è abituato e non è preparato per assumere un eccesso di questo alimento e di conseguenza comincia a dare i suoi disturbi. L'industria alimentare lo sa bene questo, lo conosce molto bene. E quindi cos'è che ha fatto? Ha spostato il problema del glutine e lo ha spostato verso un altro problema, che sono i prodotti gluten free. I prodotti gluten free, se tu vai a vedere le etichette, è vero, non hai glutine, pertanto se tu passi da qui a qui, subito hai una sensazione di benessere. È normale perché hai tolto una sostanza che ti stava facendo male, una sostanza che ti stava danneggiando, che ti stava creando un grande gonfiore, una grande ritenzione, un aumento di peso, delle scariche continue. Pertanto cominci a passare verso un'alimentazione che va a tamponare questa parte qua, vai a mettere una toppa sopra questa situazione. Perché ti dico vai a mettere una toppa? Perché risolvi momentaneamente. Alla lunga stai creando un'ulteriore infiammazione. E ora ti spiego il perché stai creando un'ulteriore infiammazione. Perché il mais, se
se tu guardi sempre queste etichette, noterai che la maggior parte di questi alimenti contengono il mais. Il mais è un alimento altamente infiammatorio. Infatti il vero mais non è giallo. Il vero mais, che è ricco di antiossidante, è viola, è nero ed è bianco con dei chicchi veramente grandi. E questo perché te lo dico? Questo te lo dico perché li ho visti di persona, perché li ho assaggiati. Non hanno nulla a che vedere con questi industrializzati. Il vero mais nelle comunità indigene, dove ho vissuto per un lungo periodo e ho imparato tantissimo da loro su come andare a depurare il nostro organismo, come andare a utilizzare gli alimenti, come venivano utilizzati ancora millenni e millenni fa, perché sono rimasti ancora intatti da loro. Ecco che parliamo di un'altra sostanza, una sostanza diversa, completamente diversa da questa di oggi. E per quello ti dico che quello di oggi è altamente infiammatorio. Qual è l'infiammazione che ti va a dare? Visualizza la situazione in America, della grave obesità in America. La grave obesità in America è data da cosa? Da un gran consumo anche di mais. Dov'è che lo consumano il mais? Olio di mais, margarina di mais, tacco di mais. Tutte le sostanze che vengono introdotte all'interno degli alimenti per farli del pollo, della carne, per farla rendere molto più morbida, sono tutti a base di mais. E questo ha creato una grande infiammazione all'interno del corpo e una grande obesità di conseguenza. E la stessa via stiamo portando qui. Guarda che tutti questi prodotti, leggi bene le etichette, se contengono più di 4-5 ingredienti, allora vuol dire che sono state aggiunte tante altre cose per rendere questo prodotto più integro, per legarlo di più, per renderlo più piacevole e perché assomigli di più a questi alimenti che tu mangiavi prima. Di conseguenza vado a creare un nuovo problema all'interno del corpo. È quello che ci chiedono le persone che si approcciano a noi, ai nostri percorsi, che si avvicinano a noi, è quella di essere guidati verso un'alimentazione più naturale, verso un'alimentazione che non abbia prodotti confezionati. Ed sono questi i nostri percorsi nutrizionali ed è questo sul metodo sul quale ci basiamo noi, proprio sull'andare a scegliere gli alimenti semplici, naturali, che tu puoi trovare in qualsiasi supermercato, in qualsiasi fruttivendolo, in qualsiasi pescivendolo o macelleria. Pertanto ci sono già, la natura è gluten free. Quando tu utilizzi alimenti semplici sono già gluten free, alimenti che non sono stati elaborati dall'industria alimentare sono già gluten free. Pertanto non hai necessità di creare, di fare chissà quale dieta o chissà quale cosa, perché la natura già ci offre tutto. È per questo motivo che ho creato il protocollo Natural Gluten Free. Questo protocollo Natural Gluten Free è ideato per tutte le persone che devono escludere il glutine dalla loro alimentazione, sia per chi è celiaco, sia per chi vuole per un periodo di tempo approcciarsi a un'alimentazione più naturale, per diminuire il gonfiore, per evitare le scariche continue, per diminuire di peso, per sentirsi con maggiore energia, vitalità e alzarsi già al mattino con molta ma molta più energia e voglia di affrontare la giornata, che solitamente scarseggia su chi segue un'alimentazione più industrializzata. Protocollo Natural Gluten Free è l'ideale per qualsiasi tipo di persona che vuole approcciarsi, avvicinarsi a un'alimentazione naturale. Molto semplice da seguire, perché all'interno c'è un PDF nel quale sono inserite tutti i tipi di colazione che si possono scegliere, tutti gli spuntini, i pranzi, le merende, le cene per tutta una settimana. Pertanto hai una guida completa per una settimana che potrai ripetere, ma inoltre c'è in omaggio un ebook Natural Gluten Free. Questo ebook dove ti porto proprio in un viaggio alla conoscenza del tuo corpo e un viaggio nella conoscenza di come si è evoluta la nostra alimentazione, come ce l'hanno fatta evolvere la nostra alimentazione, come tu oggi puoi far molto per riscattare questo tuo benessere e per riscattare un'alimentazione molto più in sintonia con te stessa, con la natura e con tutto quello che ti circonda. Per conoscere, per
aderire, iniziare già da subito questo protocollo gluten free per te è molto semplice. Qui sotto ti lascio tutte le indicazioni per iniziare il tuo percorso, per aderire proprio al protocollo Natural Gluten Free. Non farti perdere questa occasione di iniziare questo nuovo anno proprio con una nuova energia e una nuova vitalità. Io ti aspetto all'interno del protocollo. A presto!